Ma bisogna leggere tutto il libro, che oltretutto è un riassunto delle tante tantissime cose che su questo versante sono accadute negli ultimi 20 anni. L'assalto alla giustizia è mosso da coloro che non ci stanno ad essere uguali a tutti gli altri cittadini quando si tratta di sottoporsi al controllo di legalità. Ci sono soggetti nel nostro paese che preferiscono difendersi più che nel dal processo, e per farlo assaltano la magistratura insultandola, offendendola, delegittimandola. E nel libro ci sono degli esempi che siamo portati a dimenticare, ma la sequenza degli improperi che sono stati scagliati contro la magistratura è assolutamente impressionante. Poi non soltanto gli insulti delegittimanti, anche le leggi ad personam, che molte volte sono servite per svuotare l'intervento giudiziario, magari quando era già cominciato. Pensiamo alla legge che ha sostanzialmente depenalizzato il falso in bilancio. Quanti processi sono cominciati quando il falso in bilancio era reato e poi sono finiti in niente, perché frattanto la legge è stata cambiata, legge ad personam, per negare la rilevanza penale, la sussistenza di un reato nel falso in bilancio, consentendo così a tanti soggetti di dire: vedete, io sono stato processato 2, 3, 5, 10, magari 50 volte senza aggiungere per falso in bilancio, e 2, 3, 10, 50 volte sono stato assolto senza aggiungere, perché frattanto il fatto è stato cambiato da reato a non più reato, ma per poter concludere, ecco, vedete, ce l'hanno con me. Mi hanno perseguitato, processandomi, cercando di condannarmi 10, 20, 100 volte, non ci sono mai riusciti. Accanimento, giustizialismo, persecuzione, non credete a questa magistratura che svolge una funzione di parte, non è attenta soltanto all'adempimento dei suoi doveri, non lasciamoci ingannare. Un vero e proprio assalto alla giustizia, mancanza di rispetto, di accettazione della giurisdizione, qualcosa che si verifica soltanto nel nostro paese, una grossa anomalia dell'Italia rispetto alle altre democrazie occidentali. Speriamo che il cambio di governo possa comportare anche un cambio di clima, ma sarebbe illusorio pensare che basti un cambio di governo perché tutto torni normale. Sono 20 anni che si distribuiscono a piene mani tossine, veleni nel nostro paese, e queste tossine, questi veleni sono penetrati nel nostro tessuto culturale, politico, sociale in profondo e trasversalmente. Ancora oggi producono imponenti effetti nefasti. È assurdo pensare che possano cessare di colpo soltanto perché il governo è passato da una mano all'altra. No. Questi effetti continuano, bisogna saperlo per vedere di contenerli e possibilmente eliminarli. Persiste ancora nel nostro paese un'idea assolutamente italiana di giustizia alla carte, giustizia che deve valere soltanto per gli altri e mai per noi medesimi, giustizia che deve essere valutata in base alla utilità che me ne può derivare, mentre invece se me ne possono derivare degli svantaggi, ecco che parte l'assalto alla giustizia. Tutto questo non è propriamente, come dire, conforme a come dovrebbero essere le cose in un paese civile, democratico, funzionante come tutte le altre democrazie europee.